Lost è davvero tanto grande, superfici immense, mille corridoie per cui ogni tanto devi anche sederti e riposare. E così incontri anche tanti amici che sono in visita. È il caso di Stefano Ceppi, il responsabile della comunicazione del pastificio Berruto. Ciao Stefano, benvenuto. Grazie, grazie mille. Tu sei qui per dare uno sguardo a Host, che offre davvero tantissime novità e tante opportunità di business. Ma non a caso avevi nel tuo bagaglio un prodotto che state lanciando sul mercato italiano e internazionale. 30 secondi però per spiegare chi è Pastificio Berruto. Sì, Pasta Berruto è un'azienda storica, perché dal 1881 che a Carmagnola viene fatta la pasta che tutt'oggi esiste sotto diversi marchi. E il nostro cuore dell'azienda è un cuore di pasta trafilata al bronzo, grano duro italiano, biologica. Facciamo anche senza glutine e pasta ai legumi e cereali. Quindi questo è l'aspetto storico e il cuore dell'azienda. Fondata quindi sulla tradizione e sui 100 e passa anni di attività. Da quest'anno abbiamo lanciato un nuovissimo prodotto che si chiama Berruto Pasta Cup, che abbiamo qua con noi. E uno dei mercati di riferimento, uno dei canali sui quali Pasta Berruto vuole investire è proprio il vending. Ci troviamo qua per presentare questo prodotto in 5 referenze diverse, 5 referenze italiane. È un prodotto al 100% made in Italy e di fatto la novità e il plus di questo prodotto è che sia fatto con pasta che in 3 minuti è cotta, è pronta, semplicemente reidratando con dell'acqua bollente. Ecco, io ho tra le mani la prima delle 5 pasta cup, che è leggera, facilmente macchinabile, vedo anche dal formato, e che voi proponete non solo per le vending machines, ma anche e soprattutto per chi si occupa di OCS, chi desidera dare un bar, un bistrò, che desidera dare un servizio di ristorazione diverso e pronto all'uso, con una pasta sempre perfettamente fresca e cucinabile in 3 minuti. In 3 minuti, esattamente. Sì, per quei bar che non hanno la possibilità, non hanno la licenza di cucinare e che propongono panini, sostanzialmente noi possiamo entrare in questo canale e offrire a loro, ai loro clienti, questo prodotto che può essere servito sia nella nostra cup che in un piatto. Certo, in un piatto rende molto, molto di più. E ha dall'aspetto, che è molto appetitoso, poi l'assaggeremo insieme, fino al gusto. Il gusto che, grazie, la bontà di questo prodotto sta non solo nella rapidità e nella facilità di essere cucinato, ma anche negli ingredienti. Stiamo parlando di pasta di grano duro e stiamo parlando di un sugo che è semplicemente disidratato, senza conservanti, senza coloranti, senza olio di palma, senza quei prodotti che sarebbero nocivi. Il concetto di questo prodotto è molto simile ai noodle, ma gli ingredienti che ci sono dentro sono molto diversi. Mediterranei, direi. Assolutamente, scelta dagli italiani. Questo riprende esattamente il gusto degli italiani. Abbiamo infatti un fusillo al pesto, abbiamo un maccheroncino pomodoro e mozzarella, abbiamo una tagliatella ai funghi, abbiamo la carbonara e abbiamo l'ultimo, l'arrabbiata. E allora ne saprete di più seguendo i nostri strumenti. Ci rivediamo prestissimo per un servizio dedicato sulla nostra rivista. Grazie Stefano. Grazie Fabio.